più spazio perché i temi sono, e anche gli interventi che avete fatto sono molto, molto stimolanti. Mi pare che ci sia un filo conduttore tra le presentazioni che sono state fatte, quindi molte cose sono già state dette. Due parole sull'ultimo lavoro di Gin. Cioè, Gin ritorna dopo oltre 20 anni, dove era stata nella guerra civile in Bosnia, attraverso questo ridonio, no? Sì. Di guerra, ed era una guerra di aggressione, prima di dire civile, era stata una guerra civile, ma indotta largamente dall'esterno, facendo saltare, certo, dei punti deboli della federazione. E quindi il merito di questo libro è, primo, lo stile. Non li metto primo o secondo in ordine di merito, ma insomma, diciamo, primo lo stile. Perché Gin già, se riuscite a leggere i suoi libri, ha contemporaneamente uno stile giornalistico vero, di inchiesta, che riferisce quello che vede, ma contemporaneamente ha quello che per esempio io non ho, lo stile del racconto, del romanzo, che ti avvince di cogliere degli aspetti umani, nei caratteri, nella descrizione degli ambienti, delle persone che incontri. Questo è un punto molto forte, quindi è scrittrice e giornalista, quindi leggete queste cose, che è una bella letteratura. Questo è il primo, questo è il primo. Secondo merito, non solo di Gine, di Zambone, che ha lavorato a questi progetti, e che non si considerano pagine chiuse quelle delle guerre passate, tanto che ci sono quelle nuove, perché no, non sono pagine chiuse, e ve lo descrive bene in questo libro. Quando lei va a ritrovare dopo oltre 20 anni e trova non solo i segni ancora visibili della guerra, ma intendo le tombe o i segni delle ancora delle distruzioni della guerra, ma ferite più profonde dentro le persone, e cioè in chi aveva vissuto quella tragedia e chi non poteva dimenticare, e i giovani anche, i giovani che ricevono questa eredità pesantissima. E quindi lei descrive qualcosa di un clima che tu dici di attesa, no? Sospesa di questa atmosfera sospesa, e siamo a racconti a circa 40 chilometri dalla frontiera con l'Italia, no? Sono 250, sì, per sì. Quello. Cioè, per 3 ore di macchina, sì, tra, sì. E quindi a breve distanza dall'Italia c'è una società che ancora le ferite profonde, però mantenute dal fatto che c'è una disoccupazione che è paurosa, c'è una crisi economica, ci sono problemi sociali non risolti, e quindi la mancanza di un orizzonte, di una prospettiva, quindi si vive in questa atmosfera sospesa. E appunto mi sembra che l'atmosfera sospesa di cui parla Gin studiando questo microcosmo della Bosnia riguardi l'atmosfera sospesa che viviamo tutti in questa sequenza, perché lei descrive uno dei passaggi della serie di guerre che si sono succedute in questi ultimi decenni. Cioè, questa è stata quella che può essere definita, diciamo, la seconda guerra del dopoguerra fredda, dopo la prima, cioè la prima guerra del Golfo, quella, la prima guerra contro l'Iraq. Questa è stata la seconda, ma è stata allo stesso tempo una guerra fondante, no? Perché in questo caso, a differenza della guerra fatta contro l'Iraq, si demolisce un intero Stato. Ecco la nuova, come dire, tecnica, si demolisce un intero Stato. E di lì poi iniziano appunto le strategie, per esempio sull'uso di movimenti islamici in determinate funzioni, nasce proprio di lì,
e vediamo poi successivamente cosa avviene nelle successive guerre. Abbiamo pochissimo tempo, facciamo solo un salto, la Libia, noi rivediamo in Libia la stessa situazione, cioè vediamo i gruppi e movimenti islamici fino anche a poco prima classificati come terroristi ufficialmente, infiltrati in vari modi, vediamo agenti all'opera come già erano state all'opera in Kosovo per finanziare il campo, eccetera, il TAR armarlo e li vediamo in azione libia, in modo che parte un'azione disgregatrice dall'interno, poi non ottiene i risultati che si sperava e quindi ecco l'intervento aeronavale della NATO e 10.000 missioni di attacco aereo, qualcosa secondo le stime NATO, 40.000 bombe e missili, demolito un intero paese e di lì si passa alla Siria e così via. Cioè questa è la sequenza. Un ultimo pensiero che tempo è troppo stretto, l'ultimo pensiero è questo. Merito di questo ultimo lavoro di Gine è non farci chiudere la mente e non farci abituare alla guerra. Guardate, questo è un fattore reale, presente nella nostra società. C'è un'abitudine alla guerra, ci stiamo facendo la guerra, pensando che la guerra sia qualcosa che avviene al di fuori, che dopo tutto non ci minaccia. Poi quando arrivano i profughi, quando arrivano queste masse di disperati che fuggono dalle guerre, in particolare che è iniziato con la Libia, seguito con la Siria, allora si comincia a riflettere su qualcosa, ma spesso poi si dimentica l'origine di tutto questo e quindi ci si concentra nei problemi interni che i migratori causano. Quindi il merito del libro della Gine è di tenerci attenti e capire veramente cos'è la guerra nella nostra epoca e riportarci alle responsabilità dell'Italia. E perché qui non parliamo mica di guerra al momento di altri paesi, mica che noi siamo fuori da queste guerre. Ricordiamo che la guerra fu condotta dal governo D'Alema, che oggi ha la sua bella fondazione, va bene, scavalcato allora a destra, diciamo, il Renzi, ma comunque le cui responsabilità per me restano basilari. Io sono durissimo, D'Alema non si può giustificare in nessun modo. Lui ha partecipato a un vero e proprio crimine di guerra, cioè l'Italia ha aggredito un paese che assolutamente non aveva niente, fatto niente, né minacciava minimamente all'Italia, viceversa non era assolutamente neppure anti-occidentale la Federazione Jugoslava, ma apriva gli investimenti esteri, cioè un paese assolutamente in questo caso neutrale, no? Non allineato, ma appunto per questo era scomodo, perché doveva iniziare lì la spinta crollata l'Unione Sovietica, sciolto il Patto di Varsavia, alla spinta est che poi ha portato, qui mi fermo per un tempo, a quello che ben sapete, qui siamo in una nuova guerra fredda, ora perché abbiamo Trump come la mente, ma le armi nucleari che abbiamo in Italia e abbiamo in altri paesi europei, e dall'altro armi nucleari russe puntate contro di noi sono una realtà. Quindi,